Oggi col TG itinerante siamo al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno, luogo dove si cerca di rispondere al disagio giovanile, punto di riferimento importante per la formazione professionale. In diretta con noi c'è Cristina Carbotti. Buongiorno, vi parliamo da San Salvatore di Cogorno. Oggi il nostro TG itinerante è qui nel villaggio del ragazzo. Oggi vogliamo affrontare un tema molto delicato, quello del disagio giovanile, ma soprattutto vogliamo fare una riflessione anche alla luce dei fatti che la cronaca ci ha portato purtroppo sotto gli occhi, proprio qui a Lavagna, nemmeno una settimana fa. Dunque il disagio dei giovani, ma come fare a combatterlo e come fare soprattutto a dare nuove proposte, nuovi spunti. Questo è il nostro obiettivo oggi. Una riflessione profonda, ampia e serena soprattutto. E allora parliamo subito con Prete Rinaldo Rocca, che è il presidente del villaggio del ragazzo. Buongiorno, il successore possiamo dire di Don Nando, un villaggio che compie 70 anni e che tutti i giorni da 70 anni è a contatto con i giovani, sempre. Qual è la vostra formula per affrontare il disagio dei giovani, soprattutto degli adolescenti? Ma diciamo la formula per incontrare gli adolescenti e i giovani. Sintetizzo 5 A. La prima è l'affetto, che sicuramente permette di entrare e di essere accolti e di trovare ospitalità in loro. Di lì arriva l'attenzione, l'accoglienza, l'accompagnamento, l'ascolto, che sono tutti un po' passaggi, poi ognuno li può mettere in gradazioni diverse, ma a partire da quanto ci interessano. Con i problemi del dopoguerra c'era un cammino, ma i ragazzi sono per ragazzi, sono pieni di speranze, pieni di vita, e quindi è molto più il positivo che c'è in loro. C'è anche qualche ombra di disagio, ma che è normale. 70 anni sono passati da quando è stato fondato questo villaggio, Prete Rinaldo. Allora i problemi erano diversi, ma i ragazzi queste 5A. Oggi però c'è il web che purtroppo fa cadere nei reati, anche magari incoscientemente, tanti ragazzi. Allora vediamo questa intervista alla Polizia Postale realizzata nel corso di un convegno da Maria Delia. Quali sono i principali reati che commettono i giovani sulla rete? Sicuramente tra i reati che i ragazzi commettono in rete c'è la diffamazione, si insultano spesso non rendendosi conto delle conseguenze di questi insulti, la sostituzione di persona. Io prendo l'account Facebook di un mio amico, mi muovo, oppure lo faccio ex novo simulando di essere un altro dei miei compagni e mi muovo come se fossi lui, e sicuramente è anche il cyberbullismo. Il cyberbullismo è un fenomeno a cui siamo molto attenti. È la, l'emanazione in rete di quello che conosciamo tutti. La rete ha amplificato questo problema, l'ha amplificato, e i ragazzi anche qui molte volte esagerano, a volte non si rendono neanche conto di quello che fanno, però le conseguenze di questo problema sono a volte anche drammatiche. Bene, la vita reale offre tanti spunti, tanti problemi, ma anche abbiamo sentito la vita del web. A proposito di vita reale, nella realtà, qui nel territorio, le famiglie fanno molto, ma anche le istituzioni devono fare. Abbiamo visto qui c'è il villaggio del ragazzo, il comune in particolare cosa fa? Con l'assessore Nicola Orecchia, Servizi Sociali e Politiche Giovanili. Quali sono le proposte, brevemente? Allora, come istituzioni sicuramente siamo chiamati a lavorare in rete e quindi unire le amministrazioni comunali con i loro servizi sociali, ma anche l'ASL, le scuole e poi anche il mondo del terzo settore, come appunto è rappresentato dal villaggio del ragazzo. C'è una proposta giovani, velocemente? Il centro famiglia Tiguglio, che è effettivamente un servizio a disposizione di tutto il territorio in favore delle famiglie, dei genitori, ma anche dei nonni, ma soprattutto dei figli, quindi con attenzione particolare ai minori e agli adolescenti. Si può venire in questo, io intanto mi sposto, in questo centro, soprattutto le famiglie, e qui a Chiavari? Sì, ha sede in via della Cittadella, quindi in pieno centro, ed è a servizio di tutto il territorio e ha un'attenzione particolare alla prevenzione, perché quello effettivamente è il punto fondamentale. Prevenzione dunque, ma anche vicinanza, in particolare con Fulvio Di Sigismondo, che è un educatore e sempre vicino ai giovani. Parliamo del centro giovani pomeridiano dopo la scuola, momento più difficile forse, quando non c'è più la scuola i giovani hanno bisogno di riunirsi, è così? Sì, certo, è un tema molto interessante e importante, quello della socialità. Prima avete richiamato attraverso un servizio il tema del web, il mondo del web, che è un mondo che a volte rischia di generare anche l'isolamento e quindi di alterare un po' le relazioni tra le persone. I centri giovani sono proposti, una proposta a livello territoriale, che propongono iniziative di carattere ricreativo, propongono spazi di studio,
promuovono progetti e protagonismo giovanile. Ed è una carta vincente perché riteniamo che la socialità, lo stare insieme, il potersi parlare, potersi incontrare sia fondamentale per sconfiggere l'isolamento. Stare insieme e non dividersi, ognuno col suo telefonino, come a volte succede. Quando si è sul campo si deve stare insieme. Con infine Davide Fronzoli, educatore, formatore soprattutto dello sport. Lo sport è ancora una carta vincente? Lo sport è sicuramente una carta vincente. Lo sport deve essere un momento di aggregazione, un momento di accoglienza anche dei ragazzi, questo noi cerchiamo sempre di fare, ponendo la massima attenzione a chi praticamente chi dà dell'allenatore, chi dà l'esempio, diciamo. Sicuramente, che deve essere sicuramente un educatore, cioè guardare più che altro non tanto alla questione della bravura del ragazzo, ma a quelle che sono i suoi bisogni, insomma dovrà crescere un uomo in futuro. E qui sono tante le attività sportive anche qui al centro del ragazzo, al villaggio del ragazzo, ne parleremo fra poco, linea allo studio per ora. Sì, qui al villaggio del ragazzo ci sono studenti dai 6 ai 17 anni, quindi si va anche oltre la scuola dell'obbligo. A proposito di accoglienza, diceva Prete Rinaldo, è importante anche la famiglia, l'accoglienza, farli sentire un po' a casa, così? Credo che la cosa fondamentale sia una di quelle che dovrebbe essere le caratteristiche della famiglia, che di volta in volta c'è il più fragile e quello ha più bisogno di attenzione, di affetto, di accoglienza, di aiuto, di cammino insieme. Ne parleremo ancora stasera, ma a proposito di famiglia, di accoglienza e di fragilità. E con il sorriso di Don Nando Negri, fondatore del Villaggio del Ragazzo, da San Salvatore di Cogorno, vi salutiamo, appuntamento a questa sera, TG Itinerante.